Allora, rispondiamo, l'ambrenedetto risponde. In questo video rispondo a rosiconi, ad haters e anche un po' di domande che mi avete fatto sotto, chi mi segue e chi mi vuole bene. Iniziamo a rispondere a rosiconi e haters vari. La mia risposta è semplicemente questo a queste persone. Trovatevi un lavoro. Trovatevi un lavoro. Rendetevi utili alla società. Lo so che trovare un lavoro magari dopo i 30 anni, se ne hai 40, 50, 55, 53, 47, 40, è dura. 35, ma trovatevi un lavoro. Trovatevi un lavoro. Capisco che nella vita è anche bello non fare nulla, per l'amor di Dio, è anche piacevole in alcuni istanti, ma non sempre. Trovatevi un lavoro che vi riempie la giornata, oppure andate a fare un po' di volontariato. Andate dalla mammina e gli dite: mamma, mamma, al posto di darmi la paghetta per comprare il succo, perché non mi dai 20 euro? Ditegli che magari vi servono per qualcosa d'altro e poi magari con quei soldi lì potete aiutare un po' di persone in difficoltà. Lo faccio io che lavoro, ok? Ho tempo io. Cavolo, voi che siete dei perdigiorno, dei nullafacenti, dei mantenuti, soprattutto dei grandi lazzaroni, potreste darvi da fare? No. Oppure potreste andare a lavorare in modo tale che contribuite a questa società, perché grazie alla gente come me, alla gente che lavora, agli operai, agli impiegati, a tutta la gente in Italia che si fa un mazzo così, come il sottoscritto, che voi nullafacenti potete usufruire di magari qualche strada asfaltata, potete usufruire della sanità gratuita, grazie a noi. Quindi, ai miei rosiconi e haters, datevi da fare, andate a lavorare, perché se una persona lavora, non ha tempo di fare rosicone e letters. Quindi andate a lavorare. Capisco che molti, io ho avuto degli haters storici, dei falliti, gente laureata in quelle lauree in cui praticamente non fai nulla e perdevano tutto il giorno solo a stare lì, pipipipi. Ma datevi da fare. Se la vostra vita è piatta, monotona, eccetera, eccetera, non è colpa mia, è colpa vostra che siete dei grandi lazzaroni mantenuti. Io non ho la vostra fortuna, non ho la mammina. Me ne sono andato via da quando ero giovane, ho vissuto in altre nazioni. Me ne sono andato via di casa, vivevo a Paderno, vivevo a Rumbiate, adesso vivo da tutt'altra parte, nel bosco. A proposito del bosco, vivere nel bosco non vuol dire che io sono segregato nel bosco. Uno può vivere nel bosco e lavorare. So che per i miei haters questa parola, lavorare, la parola lavoro non è una cosa. Cioè non è che uno che vive nel bosco passa la sua vita. Io lavoro, ho la fortuna di poter anche fare dello smart working volendo, ogni tanto lo faccio e poi devo venire a vedere un po' gli impianti quando li montano. E se uno vive sul fiume, so, uno metti che vive sul fiume Adda di fronte, non è che quello vive sul fiume e sta lì perennemente, magari quello lavora a Milano
e passa la sua vita in un ufficio a Milano. Quindi, siccome poi, questo è un mondo di rosiconi, ho fatto anche delle cose fantasma, sinfonie fantasma, in modo tale che la gente, sai, perché in questo qua veramente è un mondo incredibile. Mi chiedevano delle domande. Che PLC usano per quanto riguarda il discorso degli impianti? L'ho chiesto oggi ai softwareisti, mi hanno detto che usano Siemens. Voi dovete capire che io faccio la progettazione meccanica, quindi l'impianto come lo vedete, ma la movimentazione, il software, io non c'entro nulla, lo fanno i softwareisti. Ok? Per me quello, come per loro la progettazione è arabo, per me è arabo. Quello io no, non sono softwareista. Mi chiedevano sulla certificazione. La certificazione viene fatta a fine impianto e io utilizzo tutte attrezzature che sono già certificate, protezioni e compagnia varia. Alla fine viene fatta la certificazione del titolare, facciamo il manuale, ma quello non lo tratto io quello, cioè ci mancherebbe che oltre che fare il progetto, fare le offerte, le audio offerte, seguire anche alcune volte lo startup, ci manca anche pure che devo fare anche il manuale. No, i manuali non li faccio io, alla fine l'impianto è a norma perché si utilizzano tutte attrezzature, comunque utilizzo tutte attrezzature a norme, cioè i motori lineari che utilizzo sono già certificati CE, tutto è certificato dalle protezioni ai cilindri e quindi alla fine la certificazione viene fatta dall'azienda. Allora, uno mi diceva l'Ambre, ma l'azienda, no, io non sono, io sono dipendente, sono lavoratore dipendente da sempre. Qualcuno mi chiedeva il discorso se fare disegnatore, progettista, eccetera, eccetera, quanto sono i salari? Allora, i salari di fare progettazione, quindi di lavorare come impiegato, quindi alla fine sei assunto come impiegato. La paga è praticamente similare a quella di un operaio, cioè un impiegato di quinta prende più o meno gli stessi soldi che prende un operaio di quinta, quindi lo stipendio in Italia funziona così, le paghe fanno pena, in altre situazioni all'estero è differente, ma per quanto riguarda un lavoro di progettazione impiegatizio come il mio è uguale a quello di un operaio. Se parti, prendi uno stipendio, sei un impiegato, prendi più o meno quello che prende un operaio, nel corso degli anni e degli scatti e compagnia varia, e puoi prendere come un operaio specializzato. La differenza è che, essendo impiegato, hai la fortuna, diciamo, rispetto magari all'operaio, di stare seduto, hai la fortuna di, nel mio caso, ascoltarmi la radio, però beh, magari la fanno anche in officina, l'ascolto dal punto di vista lì. Hai la fortuna che d'estate c'ho l'aria condizionata e hai la fortuna che d'inverno sono ben riscaldato. Questa penso che sia la differenza sostanziale, ma fra uno stipendio da impiegato o a operaio la stessa, cioè la qualifica di impiegato operaio la stessa, lo stipendio sono sempre i soliti da vomito. Io potrei guadagnare di più che quello che guadagno prendendo. Io ho uno stipendio che è meno anche di un operaio, perché faccio part-time, cioè più o meno come un operaio, uno stipendio nella media normale di tutti, normale, cioè il mio stipendio. Io potrei guadagnare di più perché dopo anni e anni e anni di esperienza per quello che so fare, potrei tranquillamente andare anche in un'azienda grossa dove potrei fare il capo ufficio tranquillamente. Se guardo qualche annuncio con l'esperienza che ho, trovo tranquillo. Solo che dovrei poi fare un mare di ore, dovrei fare dalle 7 di mattina alle 7 di sera, non avrei la libertà, mentre qui lavoro da una vita, è come io sono responsabile, la progettazione la faccio io, sono solo io l'ufficio tecnico, c'è il mio titolare che fa gli acquisti, che adesso è via, e ci sono i ragazzi del montaggio, io do da lavorare fuori da diverse officine, seguo quindi anche
quello che fanno all'esterno, do i progetti fuori, seguo l'installazione quando c'è, e quindi questa cosa mi permette di comunque avere libertà. Io non timbro, arrivo quando voglio, esco quando voglio, cioè arrivo quando voglio. Cioè, devo arrivare, magari se arrivo la mattina devo arrivare alle 9, ma se arrivo anche alle 9:15, 9:20, non cambia niente, esco un quarto d'ora dopo. È una situazione molto easy, anche perché non mi devono stressare, essendo io faccio progettazione, essendo creativo, però lo stipendio è così. Certo, se andate in una grande azienda ci avete, diciamo, dei vantaggi, degli svantaggi, siete dei numeri, però se fallisce avrete poi magari diritto a danni di cassa integrazione, menate varie. Qui la fortuna è che, non chiudendo ad agosto, posso spalmare le mie ferie durante l'anno. Però io sono un lavoratore dipendente che non vede l'ora di andare in pensione, che ha lavorato fin troppo e che dovrebbe lasciare spazio ai giovani. Invece abbiamo tutti questi politicanti che preferiscono far lavorare la gente anziana al posto di mandarla via. Quindi questa è la mia situazione. Perché io faccio part time, poi dipende, ripeto, se ho dei progetti da fare faccio anche qualcosa in più. Dipende da me, dipende da quello che voglio fare. Però io, a differenza di molti miei criticoni, io lavoro, non faccio il lazzarone mantenuto, ok? Dalla mammina, ok? E per quanto riguarda, tanto è vero che per anni, per 15 anni ho fatto anche il buttafuori come secondo lavoro, perché praticamente non è che guadagni, è uno stipendio da operaio, quindi più o meno questo mi sono... Non c'è differenza, ripeto, fra un impiegato e compagnia varia. Quindi ho, diciamo, la fortuna, quello sì, ho la fortuna che non c'ho cazzi, non c'ho mutui, non c'ho problemi, non c'ho gente da mantenere, non c'ho rotture di scatole, eccetera, eccetera. Quindi se devo andare via, utilizzo del mio, metto anche del mio, ok, per aiutare delle persone in difficoltà, metto del mio, lo faccio da anni, ci metto del mio, ok, quello che dovrebbero fare i rosiconi, gli haters che non fanno niente, ok, e se riesco ad avere qualcosina in più, grazie a delle persone che ringrazio che mi danno una mano, riesco a dare una mano a un po' più di persone, ok? Sabato, per esempio, devo portare una persona, oltre gli faccio la spesa, ok? Nella famiglia che sto aiutando, e questa signora la porterò a fare delle pulizie, quindi guadagnerà dei soldini buoni, ok? Con una paga buona, e poi dopo la sera la vado a riprenderla. Quindi gli ho trovato anche da fare qualcosa in più, aiuto i figli, eccetera, eccetera. L'altro giorno ho portato la spesa, ero con un mio amico albanese, c'era pure lui, ho portato la spesa a una famiglia dove sono 4 bambini, ok? Anche a loro gli faccio la spesa, li aiuto, gli compro un po' di cose, arrivo dove posso arrivare. Poi, ripeto, ringrazio qualcuno che mi dà una mano per poter aiutare loro, aiutare anche quell'altra situazione su di là, che per il momento non voglio perché c'è la polemica e l'ho lasciato estremamente, ma io continuo sempre a aiutarli, perché dopo mi dicono no, ma perché aiuti quelli, non aiuti gli altri. Sicuramente le persone che sto aiutando in questo momento sono persone che sono riconoscenti del fatto che gli do una mano e che li aiuto, ok? Siccome io lavoro, ho uno stipendio normale, non ho mutui, non ho cazzi, non ho problemi, qualcosina riesco ad avanzare a fine mese e lo utilizzo per dare della mano alle persone. Poi, delle persone che mi danno una mano, ho più possibilità di aiutare più concretamente queste persone, perché fino a fargli un po' la spesa riesco, poi magari non ci arrivo io per i cazzi miei, perché magari l'ultima volta gli ho preso le scarpe per tutti i bambini, delle cose, adesso... Questa signora mi ha chiesto, guarda, c'ho una situazione vicino a casa mia, che anche perché poi vivono in situazioni anche di case, c'ho una situazione vicino a casa mia, c'hanno il bambino di 5 anni, sono nella merda, e anche loro sono andati a vederli e
ho visto che comunque sono in difficoltà e gli ho detto che adesso sabato mi attiverò per prendergli un po' di vestiario, un po' di cose per i bambini, utilizzando un po' qualcosa, diciamo, di fondo mio che ho e anche delle persone che mi danno una mano. Ho gente che mi dà dell'aiuto, avevo anche un ristoratore che mi dava un po' di pacchi, qualcuno che mi dà qualcosina e riesco a fare qualcosa nel mio piccolo, che è quello che dovrebbero fare tutti in una situazione di difficoltà. Certo che poi, quando tu hai la pancia piena, magari sei pure un lazzarone, e hai la pancia piena perché altri ti mantengono, allora vabbè, problemi non ce ne sono. I problemi nascono quando magari c'è famiglia, c'è difficoltà, eccetera, eccetera. Onestamente, io potrei anche sbattermene le balle. Io c'ho gente, conosco gente che ha il cuore di pietra, che se ne fotte, potresti anche morire lì per terra. Però io sono sempre stato così. Ho sempre aiutato la gente che è in difficoltà. Quando stavo in Romania, a Bucarest, anno 2000, mi ricordo, anno 2000, 99-2000, nevicava, ha iniziato a nevicare a mezzanotte, io alle 7 di mattina ero nelle fogne di Bucarest a portare pacchi d'aiuto ai bambini che vivevano nella strada alla mattina del primo dell'anno, da solo. Quindi ho sempre aiutato la gente che è in difficoltà. Alcune volte ho sbagliato perché ho aiutato delle persone che poi volevano un dito, hanno preso un braccio, hanno preso una mano e poi pretendevano solo tutto per loro, quando invece non mi sembra giusto, perché se io ho un certo budget voglio aiutare più persone possibile, non una persona sola. In questa situazione io sono tra le quattro famiglie, adesso mi hanno detto di questa situazione in più, vedrò di poter fare qualcosa, ovviamente se riesco. Lo ripeto, io ho uno stipendio da operaio, posso arrivare, è vero che poi io non avendo cazzi, mutui, compagnia varia, però le mie spese ce l'ho anch'io. Il prezzo della benzina è aumentato nel corso degli anni e tutto. Anzi, sono andato dal mio titolare, mi ha detto che va bene, dovrebbe, speriamo, gli ho detto, visto che da anni che non mi dai niente, dammi 100 euro in più al mese, che almeno li uso per la benzina. E quindi ragazzi, questa è tutta la varia situazione, quindi ho risposto un po' alle vostre domande. Io non sono differente rispetto a voi, avrei potuto nella mia vita guadagnare col lavoro che faccio molto di più, ma avrei dovuto rinunciare alla libertà, ma per me, invece per me la libertà è tutto. Preferisco prendere uno stipendio nella media di chi prende un operaio, forse anche meno, però non avendo cazzi e problemi, non c'ho problema. Al posto di prendermi una maglietta firmata, mi prendo questa qua da 5 euro, vado lì al bar Restaurant Emporio, di fronte c'è un negozio lì, cos'è, New York, vado lì, 5-6 franchi la compro. Sto adesso nel bosco. Spendo un cazzo praticamente e quindi qualcosina per aiutare le persone ce l'ho. Se poi mi danno di più, ringrazio chi mi aiuta, sotto c'è la possibilità e faccio questo. Vado via con voli abbastanza low cost. Adesso a fine mese vado a fare 3-4 giorni a Malaga. Quella zona lì ho preso il volo una vita fa, l'ho pagato una cretinata. Mi accontento di stare in un posto normale. E il fatto di poter lavorare ad agosto mi permette di spalmare un po' le ferie durante l'anno. Poi se non capite che alcuni video che vi metto perché li ho fatti prima, vabbè, allora lì è veramente un problema. Poi, per quanto riguarda, cos'è, altre cose da dirvi, vediamo. Niente, quindi io invito le persone a darsi da fare di più, al posto di criticare solamente. Basta, semplicemente questo. Vi saluto, chiedetemi se volete qualche video. Ovviamente adesso io andrò fine mese, vado via per fare questa. Io sono andato via ad agosto 4 giorni, abbiamo chiuso 4 giorni ad agosto, quindi ho fatto 4 giorni via e sono andato a trovare il mio amico lì in Lussemburgo.
adesso faccio qualche giorno, 3-4 giorni, dove vabbè, poi man mano magari mi metterò qualche video lì della zona di Malaga, quelle zone lì che vado, ma spendendo veramente poco. Il sabato sono a mangiare con gli amici al bar restaurant Emporio, al secondo piano d'Alena. Ce li ho i soldi per pagarmi un piatto di pasta, eh? Cioè ce li ho ancora. Io non mi lamento, anzi, cioè, ripeto, io potrei essere anche in quell'ottica in cui dico oh, non me ne fotte niente, non ho famiglia, non ho cazzi, quindi da quel punto di vista lì. Però penso e credo che aiutare delle persone in difficoltà sia importante in questo momento, dobbiamo essere più altruisti, però dobbiamo anche stare attenti che aiutiamo perché non devono approfittarsene di noi che diamo comunque una mano. Aiutare va bene, ma farsi prendere in giro no. Questo qua è quello che dico. Cerchiamo di essere più umani, più fratelli e meno ringhiosi fra di noi. Vedete che io, chi mi conosce da quando sono su internet, da una vita, praticamente io non ho mai rotto le scatole a nessuno, faccio i cazzi miei, non faccio dissing, se ho fatto qualcosa era semplicemente di divertimento per ridere, dove magari con quell'altro ci siamo divertiti, ma io personalmente, ditemi negli ultimi 7, 8, un anno se io ho criticato uno, ho detto qualcuno, io mi faccio i cavoli miei, ho la mia vita, faccio il mio. Se mi vuoi vedere, guardami, se non ti vuoi vedere, non mi guardano. Se non ti piaccio, segui qualcun altro. Io una persona che non mi piace, non la seguo. Per il resto vi invito a fare quello che faccio anch'io. Cerchiamo di essere più umani e di dare una mano alle persone in difficoltà. Per quanto riguarda i rosiconi e gli haters miei, visto che sono la maggior parte dei nullafacenti, lazzaroni, impegnatevi anche voi a fare qualcosa. E se la mammina non vi dà i 20 euro, potete sempre fare volontariato gratuitamente.